Ciao a tutti, io sono Ianni e bentornati in questo nuovissimo video. Da oggi parte un mini progetto per il mese di ottobre, uno dei due in realtà, dedicato alla quadrologia di Elena Ferrante. Infatti vedrete le recensioni di tutti e quattro i libri da oggi e per i prossimi martedì. E partiamo ovviamente con il primo volume, L'amica geniale, pubblicato nel 2011. Allora, in questo libro vediamo come nasce l'amicizia tra le due bambine protagoniste, Elena e Lila, e poi come si svolgerà il loro rapporto durante l'adolescenza. Siamo a Napoli, in un rione di Napoli, dove esistono due tipi di famiglie. Una è come quella di Elena e Lila, che sono, diciamo, le più povere e tendono, diciamo, un po' più a sopravvivere. E poi ci sono quelli un po' più ricchi, che si possono permettere più cose, la macchina, il negozio, vestiti firmati, eccetera. Però concentriamoci su Elena e Lila, questi due personaggi contrastanti caratterialmente e fisicamente, che non si sa come e quando si incontrano e legano tra di loro. Lila infatti è una di quelle persone che vuole sempre stare al centro dell'attenzione, o se non vuole c'è comunque il suo carattere estroverso, che sempre ragione lei, sempre in mezzo lei. E poi c'è Elena, che subisce un po' questo carattere di Lila. Infatti Elena, soprattutto in questo primo libro, è un po' l'ombra di Lila. Sempre vuole fare quello che fa lei, vuole sempre essere come lei, e diciamo che questa cosa un po' non mi è piaciuta in realtà di Elena, perché insomma tutti quanti abbiamo delle potenzialità che possiamo far valere comunque a prescindere dagli altri. Infatti poi Elena ci riuscirà, sarà la migliore a scuola, perché questo, diciamo, era il suo, uno dei suoi intenti, ecco, essere più brava di Lila a scuola. E quando Lila lascerà appunto la scuola, avendo preso solo la licenza elementare, Elena sarà ovviamente la più brava di tutte, tranne alcuni anni delle superiori, del ginnasio soprattutto, dove si fa lasciare andare un pochino, però diciamo che lei ce la mette tutta per essere la più brava di tutte, quindi brava, ce l'hai fatta, complimenti. E niente, in realtà un'altra cosa che mi piace tantissimo di questo libro è l'ambiente del rione di Napoli, che Elena Ferrante ci presenta duramente, così com'era la realtà, insomma, perché siamo appunto, ripeto l'ennesima volta, in un rione di Napoli negli anni 60-70. Ed è molto interessante vedere come si viveva in quegli anni, come si stava, come affrontavano la vita le persone che vivevano in quell'ambiente e in quegli anni. Sinceramente a me mi ha incuriosito tantissimo, al di là della storia di Elena e Lila, ma questa cosa mi è piaciuta tantissimo, l'ambiente spettacolare. Poi lo stile di scrittura di Elena Ferrante mi piace tantissimo, sempre preciso, ordinato, in ordine cronologico ovviamente sarà così, però devo dire che una cosa che mi ha rimasto un po' così all'inizio dello stile della Ferrante, che ogni tanto c'è questa frase in napoletano, c'è questa parola in dialetto, che ovviamente io non capisco, nonostante mi piace tanto il dialetto napoletano, non lo capisco, però mi piace tanto. Mi piace tanto che poi ovviamente queste frasi, queste parole sono tradotte, quindi non vi preoccupate. Mi piace un sacco e quindi sgarro un po' dal suo stile ordinato e preciso. E niente, allora, che dire di questo libro? È molto d'impatto, ti fa vedere la realtà di come si viveva in quegli anni e in quell'epoca, fa vedere l'amicizia di queste due bambine e poi adolescenti che si incontrano ma con due caratteri differenti, quindi fa vedere anche come le due bambine e poi appunto ragazze si trovano tra loro, come si confrontano tra di loro, e questa cosa mi piace tanto,
è una cosa che, un'altra cosa che mi piace tantissimo è come si confrontano le due ragazze, Elena e Lila, nonostante caratteri differenti, litigano ovviamente ogni 3x2, praticamente passano più tempo a litigare che a dirsi bene. Comunque credo che questo sia un particolare dell'amicizia tra Elena e Lila, forse il più importante e forse anche quello che caratterizza l'amicizia di queste due protagoniste. Ebbene, allora, trovate questo libro in tutte le librerie e nei bookstore online al prezzo di 18 euro, in libreria in particolare, forse online lo trovate a meno, però comunque il prezzo è altino, soprattutto se sono 4 libri, i soldi che se ne vanno. E ha la bellezza, il primo ovviamente, di 327 pagine. Io ovviamente, avendo una media di 80-100 pagine al giorno, soprattutto in estate, perché l'ho letto in estate e l'ho letto finito in 3-4 giorni, però comunque lo stile di scrittura di Elena Ferrante è molto fluido e non ci sono cose complicatissime e pesanti, quindi tranquilli, si può leggere tranquillamente anche in una settimana, che per chi è più impegnato. Poi anche la storia non è difficilissima, non ci sono troppe cose da comprendere, da capire, da ragionare, insomma è semplice. Non semplicissimo in realtà, perché ci sono cose che ovviamente rispecchiano anche la dura realtà, quindi fa anche molto un colpo, però comunque si può leggere tranquillamente anche nei mesi diciamo un po' pochino impegnativi, magari per chi lavora, va a scuola, università come me. E niente, questo video finisce qui, lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti se avete letto questo libro e cosa ne pensate, la vostra opinione, che sia positiva o negativa, così ne discutiamo. E iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!